Mister, seconda vittoria consecutiva, prima in casa con la Coppa Italia, sono tre vittorie consecutive. Le chiedo un giudizio innanzitutto sulla prestazione. Ma sappiamo di non aver fatto una buona partita, siamo state confusione aree, soprattutto al primo tempo abbiamo giocato più su un fai da te che da squadra. E quindi la vittoria sicuramente è stata importante, le ragazze sono state brave, però abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla partita di Verona dove abbiamo fatto sicuramente meglio, quindi la strada è ancora lunga, la sappiamo e la conosciamo. È stata una settimana anche difficile per le nazionali che sono andate via, abbiamo avuto diverse infortunate, ci siamo allenati in numero ridotto, però sappiamo allo stesso tempo che non possiamo mai abbassare la guardia. E in avanti però è tornata comunque al gol sia Moraga che Gomez, insomma almeno in avanti c'è una nota positiva. Madre e fratello, ripeto, non siamo contenti perché le ragazze lo sanno, abbiamo parlato a fine primo tempo, siamo state molto confusionarie e soprattutto non abbiamo giocato su quello che proviamo durante la settimana. E siamo state molto lente, siamo state poco decise, troppo leziose, quindi insomma una vittoria che sicuramente fa morale, ma allo stesso tempo dobbiamo continuare a lavorare e giocare su quelli che sono i nostri canoni. Grazie mister. Grazie a voi. Mister, prima sconfitta stagionale, però sul campo di una Lazio che ha dimostrato il suo valore, è contento della prestazione comunque delle sue ragazze? Sì, sono soddisfatto, al di là del risultato, sono soddisfatto della prova. Abbiamo fatto tutto quello che abbiamo provato in settimana, per alcuni tratti l'abbiamo fatto anche molto bene e abbiamo avuto anche una palla gol per andare sull'1-1 e purtroppo poi è venuta fuori la forza della Lazio, che secondo me lotterà per vincere il campionato. Secondo lei cosa non ha funzionato nel secondo tempo rispetto al primo tempo dove la squadra ha fatto comunque abbastanza bene? Ma secondo me ha funzionato tutto, bisogna mettere in preventivo la forza degli avversari, la velocità degli avversari e quando tu devi recuperare il risultato magari ti puoi scoprire con la Lazio che ha giocatrici veloci e molto brave ad attaccare la profondità davanti, e ti scopri ed è quello che è successo. Leonora, prima vittoria in casa, primo gol con la maglia della Lazio, ti chiedo subito che emozione è stata. Fortissima, non saprei descriverla, più che altro vincere in casa, comunque è stata una partita tanto attesa perché giocare qua è, penso, emozionante con tutti questi tifosi, per noi è veramente importante vincere fuori casa ma soprattutto in casa, non importa tanto il gol ma portare a casa i tre punti. Ecco, che partita è stata? È stata una partita un po' complicata perché abbiamo chiuso il primo tempo 1-0 ma in realtà non abbiamo giocato per niente bene, quindi non eravamo soddisfatte, non riuscivamo a trovare il solito dinamismo e identità che ci contraddistingue e che stiamo praticando ogni giorno in allenamento. E giustamente il mister ci ha riprese a fine primo tempo, siamo tornate fuori veramente diverse, con molta più motivazione, grinta e penso l'abbiamo dimostrato. Emma, partita complicata contro la Lazio, però il Genoa nel primo tempo ha fatto bene, che partita è stata? Sì, si sapeva che era una partita complicata, la Lazio è una grande squadra, però siamo venuti qua con la mentalità Genoa che dal primo giorno fino alla fine ci deve contraddistinguere da tutti. E si lavora, abbiamo visto oggi un grande organico e ci siamo messi degli obiettivi noi squadra, ma credo che veramente stiamo creando un gruppo ma soprattutto un'identità e giorno dopo giorno andiamo in campo cercando di fare quello che ci chiedono e ci crediamo e insieme cerchiamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati dal primo giorno. E poi l'ultima, la prossima settimana andate a far visita all'Hellas, è l'occasione giusta per ripartire? Assolutamente sì, ma credo che siano tutte occasioni per ripartire, per crescere, per arrivare appunto all'obiettivo che ci siamo dati il primo giorno. Da lunedì riprendiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto e niente, testa al Verona. Grazie. Prego.